Non ci sono più le mezze stagioni. Pensa che qui era tutta campagna. Quanti luoghi comuni conosci? Io tantissimi. Non ci sono più i giovani di una volta. Per forza, sono diventati vecchi. Qualcuno lascia il tempo che trova, ma qualcun altro effettivamente merita una valutazione. Non ci sono più le macchine di una volta. Ecco, questo almeno in parte ha il suo perché. Prendi il phon di tua nonna, per esempio. Lascia stare che se lo accendi consuma come Gardaland. Però è in funzione imperterrito dagli anni 60. Ha il corpo in metallo presso fuso inserto in bachelite. Pesa 10 kg. Ma chi lo ammazza? In parte la stessa cosa è successa anche per alcuni produttori di presse piegatrici. I motivi sono vari, ad esempio, una volta non è che ci fossero tutti questi ingegneri per fare calcoli mirati, strutturali e quant'altro. C'erano margini ben più ampi e di conseguenza, per evitare ogni problematica, si sovradimensionava. Ecco perché alcune presse vecchie, soprattutto di alcuni marchi, hanno delle strutture veramente robuste. Quindi capita che macchine strutturalmente massicce e ancora valide siano diventate obsolete dal punto di vista elettrico ed elettronico. Insomma, sono invecchiate non nella meccanica, ma dal punto di vista della sicurezza e delle performance. Ma una soluzione c'è: il retrofitting. Si tratta di un mercato potenzialmente molto grande e che confesso che un paio di anni fa non sapevo neanche che esistesse. In soldoni, nella pratica, ti consente di tenerti la tua macchina che hai sempre utilizzato con grande soddisfazione e poterlo fare per molti altri anni ancora. Il retrofitting fa su una macchina quello che in chirurgia si chiamerebbe trapianto d'organi e si rivela molto spesso un'interessante alternativa all'acquisto di una macchina nuova. Cioè, con un importo relativamente basso, spendi meno che non fa portandoti a casa la peggiore macchina sul mercato. Quella che puzza di gomma e vernice da farti venire mal di testa e che se apri il quadro elettrico sembra una spaghettata allo scoglio. Sto parlando della classica cinesazza senza logo che costa meno della materia prima, che è un grande punto di domanda sull'assistenza e che a breve ti lascia pure a piedi. Ma vediamo semplicemente dove interviene il retrofitting. Uno, sulla sicurezza, installando fotocellule al passo coi tempi, a norma di legge. Tra parentesi, non per fare terrorismo, ma senza di quelli, se qualcuno si fa male, sei nella melma fino al collo. Esistono diversi kit per quasi tutte le macchine, quelli per RG schiavi, ad esempio, quelli per barra di torsione e chiaramente anche quelli per presse sincronizzate. Due, sul controllo con vari step. Sei stufo di quel posizionatore che se vai in pensione già anni nessuno sa più che cazzo di numeri metterci dentro. Esistono soluzioni che governano due, tre assi oppure addirittura controlli pari identici a quelli che montano i costruttori per le macchine nuove che sono anche grafici. 3. Sui componenti e accessori vari, registri posteriori, completi, tavole di compensazione, chi più ne ha più ne metta. Chiaro, non è l'alternativa paritetica ad un ottimo nuovo. Però per molti può rivelarsi la strada obbligata o la scelta più intelligente. Ci sono tutta una serie di studi di grafici che mostrano quanto è vantaggioso il retrofitting in base alla pezzatura, alla grandezza della macchina di cui disponi e con cui hai sempre lavorato e che ha dimostrato di avere due spalle belle larghe. Una possibilità da valutare con attenzione. Se ti è piaciuto questo video, condividilo.